Ben ritrovati dalla redazione. Sabotato per la seconda volta il Velox di Bosaro. Nella notte tra ieri e oggi ignoti hanno nuovamente abbattuto il Velox che si trova sulla statale 16 a Bosaro all'ingresso del paese per quanti arrivano da Ferrara, rendendo necessario un nuovo intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e la rimozione degli ostacoli. Il palo infatti era rimasto sulla sede stradale. La tecnica utilizzata è la stessa della prima volta, un'incursione con il flessibile alla base del dispositivo. Il primo atto vandalico di questo tipo era avvenuto esattamente 2 mesi fa, nella notte tra il 18 e il 19 maggio scorsi. Cade il castello accusatorio contro il DG dell'ULS 5 Simionato. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Padova ha disposto il non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Nei confronti di Patrizia Simionato, ex direttrice di Azienda Zero e attuale DG dell'ULS 5, che era accusata di un indebito versamento di 20.000 euro da Azienda Zero alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica. Assieme a Patrizia Simionato erano imputati anche l'ex direttore regionale della Sanità, Domenico Mantoan, e Alessandra Stefani, dipendente amministrativa dell'ULS di Vicenza. Nei confronti dei tre la procura aveva ipotizzato il reato di induzione indebita a dare o a promettere utilità. Mantoan e Stefani sono stati assolti. In queste ore l'Italia sta sperimentando un'ondata di caldo africano eccezionale, in particolare il centro-sud, dove numerose località hanno raggiunto, se non superato, i 40 gradi. Record con picchi di ben 46-47 gradi sono stati registrati nell'area tra Mazara del Vallo e Sciacca, 41 nell'Interland di Palermo e Catania, quasi 43 a Caltanissetta. A Rovigo la massima registrata è di 37 gradi centigradi, allerta AFA. Venerdì attesi temporali. Il comico Carturana Cavarzere per Rea Vasca. Torna questa sera l'appuntamento più atteso della settimana in questa torrida estate, quello con Rea Vasca del mercoledì. Negozi aperti, centro di Cavarzere pedonalizzato, musica, spettacoli e giochi per grandi e piccini, grazie alla Proloco di Cavarzere con l'amministrazione comunale. Protagonista il comico Dario Carturan, che alle 21 in piazza del municipio intratterrà il pubblico con il suo cabaret narrativo. Si tratta di uno dei format più amati del territorio. E per finire è di Portoviro il babbo più simpatico. Paolo Siviero si è aggiudicato il titolo di Babbo Simpatia nel concorso Babbo più bello d'Italia 2023. Il portovirese di 55 anni, operaio, è papà di Michele e Nicolò, di 24 e 22 anni. Ha trionfato su altri 15 papà in gara che si sono dati battaglia cimentandosi in varie prove di abilità.